la sfida, l'accolgo e faccio mio il vostro urlo di ribellione e di speranza. Investitura annunciata nell'Assemblea del Popolo Sardo che Pili ha convocato al Teatro Massimo, come Lussu nel maggio del 50. Come allora ci sono il bianco e il rosso, oggi di Unidos. Addio PDL, ora si corre per la rivoluzione sarda. In tre punti, libertà, autogoverno, sardi protagonisti. E gli alleati? Nessun recinto starà con noi, dice Pili, chi farà? Una pubblica, forte, chiara, netta dichiarazione di contrasto all'ENI, all'ENER, all'Italia, alla Tirrenia. Non ci alleeremo con nessuno che abbia un minimo contatto, una minima intesa con questi quattro soggetti. Piano di riequilibrio insulare, le cosiddette differenze misurabili, come le chiama Pili, e poi una causa internazionale contro Europa e governo per la discriminazione della Sardegna. È un progetto di attacco alle lobby, non è solo una candidatura, ribadisce Pili, ma una sfida. Aperta a tutti quei movimenti identitari, rivoluzionari e moderati. La nostra, amici, è una sfida alta, è la sfida di unire i moderati e i rivoluzionari. Forza Paris ha già detto sì, ma il percorso delle alleanze è appena cominciato.